Cioè, io vorrei fare dei video normali, cioè, sulle novità, sulle cose, ma diciamo che ci sono più video chiarimenti in questi giorni che altro. Perché sono usciti i nuovi iPhone, tutto ok. Ovviamente cominciano a provarli, soprattutto i creator, appunto. Un creator che ora ha un nome impronunciabile, lo chiamerò Jerry, vabbè, avrete il nome completo qua, anche perché vi mostrerò delle clip su quello di cui stiamo parlando, e sotto ci sarà fonte e poi il nome del creator, il link del video originale qua sotto in descrizione. Andiamo a parlare di iPhone 15 Pro Max, perché ci stanno girando tantissimi video sul web che fanno vedere che praticamente con una leggera... cioè, con una leggera sollecitazione, ecco, del materiale, in particolare del retro dell'iPhone, semplicemente proprio provandola a piegare leggermente, si praticamente frantuma, scioglie il vetro. Questa cosa non accade, ciò non accade né su iPhone 15, né su iPhone 4, 15 Plus, né su iPhone 15 Pro, ma accade su un modello preciso, 15 Pro Max. Appunto, questo creator, che per comodità lo chiamerò Jerry, ha effettuato il suo solito test, perché è un creator che prende effettua ogni anno sui nuovi iPhone dei test di resistenza ai nuovi iPhone. E appunto, si chiamano test di durabilità, in particolare appunto sui nuovi iPhone 15 Pro, ed ha constatato ancora una volta che il vetro frontale in Ceramic Shield si conferma tra i più resistenti in commercio, quindi... Sul vetro frontale siamo a posto. Quest'anno la vera novità degli iPhone 15 Pro è il titanio, ma bisogna sapere che il nuovo materiale ricopre soltanto il frame esterno, quindi i bordi esterni, lungo tutto il perimetro, mentre il telaio all'interno è ancora costituito in alluminio, riciclato al 100%. I due metalli sono saldati tra loro attraverso un complesso processo meccanico, qua non stiamo qui a spiegare. Lo spessore del titanio è di circa 1 mm, che secondo una stima approssimativa basata sul peso costa ad Apple circa 30 dollari per ogni smartphone, escludendo poi i costi di lavorazione, ovviamente. Jerry sottolinea che di lavorazione ce n'è davvero tanta per riuscire ad ottenere un risultato del genere con il titanio. Non si tratta quindi di uno scheletro completamente in titanio, ma di una sorta di rivestimento esterno in titanio, sufficiente però a rendere l'iPhone più rigido, più solido e più resistente. Il titanio però, purtroppo non è la soluzione a qualsiasi cosa, perché si graffia anche molto facilmente, appunto. Come succedeva anche con l'acciaio inossidabile dei bordi, ha un'ottima resistenza al fuoco. Non so quanto vi possa interessare avere un iPhone sul fuoco, ma diciamo che questo l'ha constatato, che a livello di resistenza con il fuoco è a posto. Quello che ha sorpreso è appunto il band test, ovvero quel tentativo di piegare lo smartphone proprio per capire il suo grado di rigidità e resistenza. L'esito è stato estremamente positivo per il titanio, perché lo smartphone non si è piegato minimamente, ma è successa un'altra cosa che mi ha lasciato a bocca aperta, soprattutto quando ho visto il video. Mentre provava a piegare questo smartphone, questa persona che, poverino, non oso, vabbè, ce li riguadagna i soldi nel video, però attenzione, diciamo, uno si aspetta è il titanio, poi prende questo iPhone, lo piega e si frantuma il vetro, magicamente sparisce il vetro di dietro. Ovviamente se state vedendo i bellissimi video dimostrativi che fanno vedere questa odissea, chiamiamola così. Appunto, questo pessimo risultato non si è verificato nell'iPhone 15 Pro, ma soltanto sui Max. Non si tratta di un problema dovuto al titanio, bensì ad un nuovo processo costruttivo che Apple ha deciso di adottare quest'anno per rendere gli smartphone più difficili da riparare. Adesso, infatti, è possibile riparare soltanto il vetro posteriore. Non so se è un nuovo metodo di riparazione o un nuovo business per forzarti un po' più soldi rispetto a prima. Una cosa che dobbiamo constatare ancora. Appunto, senza dover sostituire tutto, perché prima iPhone, praticamente, dovevano sostituire tutto
il pezzo, tutta la scocca. Invece ora possiamo sostituire solo il vetro. Appunto, quindi non c'è bisogno più di sostituire tutti i vari componenti allegati adesso. Questo ha fatto abbassare sensibilmente il costo di riparazione, ovviamente di circa 400 euro, che oltre a semplificare la riprazione, fai da te, o presti centro di riparazione, un altro argomento insieme alla ecosostenibilità su quale Apple sta iniziando ad impegnarsi molto. Però diciamo c'è il rovescio della medaglia in questo caso, perché diciamo ok l'ecosostenibilità, ok l'acciaio dentro titanio, eccetera, eccetera, però diciamo che questa resistenza così fragile, ok, che introduci questa nuova lavorazione, però ora non so, devo constatare questa cosa, però non so se fanno test di resistenza sugli iPhone Apple. Penso di sì. Però diciamo che ovviamente iPhone 14 Pro era stato constatato che, o iPhone 14 Pro Max, era stato constatato che era molto più resistente appunto a questo band test, cioè consiste nel piegare proprio iPhone prendendolo, afferrandolo con le due mani e piegandolo facendo pressione apparente da dietro in modo da sollecitare la parte posteriore, quindi facendo forza nel centro di iPhone per vedere appunto quanto sono resistenti i materiali. Quindi diciamo che anche questo può essere il motivo, ma la principale motivazione si pensa che sia appunto questa nuova lavorazione che è stata adottata per facilitare il cambiamento del vetro, e quindi diciamo è successa questa cosa. Sappiate che quindi i 15 Pro, ma ancora di più sui 15 Pro Max, è fortemente consigliato l'utilizzo di una cover. Ovviamente questo qua è stato fatto a mani nude, ok? Però diciamo che ovviamente io consiglio in ogni iPhone non li tenete senza cover. Perché dovete tenerli senza cover? È bello anche con la cover, tanto appunto come ho detto il titanio spazzolato a me mi fa schifo, però tanto se lo dovrei prendere metto una cover e è finita lì. Ma ovviamente vi consiglio, a prescindere anche se vi piace il colore, mettete la cover, soprattutto in questi casi, ok, che nei Pro ancora non si è verificata questa cosa, ma c'è sempre la stessa lavorazione. Quindi se avete acquistato o acquisterete iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, tenete bene in considerazione di acquistare appunto tale accessorio, cioè la cover, cosa indispensabile. Quindi nulla, questo qui era un video informativo su quello che è successo, perché ovviamente regna la disinformazione più totale su ogni cosa che succede in praticamente ormai. E nulla, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non ascoltate i giornalisti che cercano di fare i divulgatori informatici e non ne sanno niente. Arrivederci.